In Serie C le retrocessioni diminuiscono, passando a 5 dalle 9 prospettate ad inizio anno, e cambiano anche parzialmente i criteri di individuazione delle formazioni che dovranno abbandonare il mondo del professionismo. In una stagione partita non proprio sotto i migliori auspici e proseguita anche peggio, come ha sottolineato il presidente della terza serie Francesco Ghirelli, le candidate in corso d'opera da 9 erano già diventate 7 per effetto delle esclusioni di Matera e Propiacenza, quest'ultima esclusa d'Imperio dopo l'orribile messa in scena col Cuneo. Nel Girone B, l'unico a 20 squadre dove è presente il Teramo, non cambia nulla, prevista una retrocessione diretta e un play-out tra la penultima e la terzultima. Se tra le due ci sono più di 8 punti di differenza, la retrocessione della penultima però è diretta. Nei gironi A e C invece non è prevista la retrocessione diretta, a meno che non vi siano più di 8 punti di distacco, ma un play-out dell'ultima classificata contro la penultima di ciascun girone. Le perdenti retrocedono, mentre le vincenti dei play-out dei due gironi si scontrano tra di loro. La perdente di questo incontro retrocede in Serie D. Per il diavolo dunque nessun cambiamento, da evitare gli ultimi tre posti, e le prossime partite potrebbero dare la certezza ai biancorossi di Maurizi di avere una fine di campionato da vivere senza patemi. Altro tema del consiglio di ieri è quello che ha visto la nascita di una blacklist, tema approvato all'unanimità, con delle modifiche al regolamento in materia di partecipazioni societarie. Questa lista nera impedisce di acquistare una società a quei soggetti che negli ultimi 5 anni abbiano ricoperto il ruolo di socio, amministratore o dirigente con poteri di rappresentanza in ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC. Inoltre, dalla prossima stagione si dimezzerà da 4 a 2 il numero delle gare che è possibile disertare prima di essere esclusi dal campionato. Il tutto verso regole più stringenti che, almeno nelle intenzioni, dovrebbero dare maggiori garanzie di stabilità a campionati spesso rivisti e rimodulati in corso d'opera come quest'anno. Nulla da fare invece per quanto riguarda la proposta lanciata, sempre dallo stesso Ghirelli, di riammettere in C quei club virtuosi ma retrocessi. Lo stop è arrivato poche ore dopo con il presidente della LND, Sibilia. È apprezzabile l'intento del presidente Ghirelli, ha detto Sibilia, nel voler tutelare gli interessi dei club virtuosi della Lega Pro, ma anche quelli della Lega Nazionale dilettanti devono avere analoga considerazione. Peraltro abbiamo già da tempo programmato lo svolgimento dei play-off ed arrivati a questo punto della stagione non è oggettivamente possibile tornare indietro, anche in considerazione dei grandi sacrifici compiuti dalle nostre società in un campionato impegnativo come la Serie D.